Sì, infatti siamo molto felici proprio per la portata dell'avversario. Un avversario che non perde, insomma, i numeri li avete elencati voi, e quindi questo rende. 10 giorni fa abbiamo vinto 3-0 a Napoli, ma eravamo felici, ma non eravamo così. Questa è sicuramente una vittoria. Anche per il calcio italiano, non è che tante squadre hanno vinto qui ad Anfield nella loro storia, quindi ci rendiamo conto, insomma, dell'importanza anche per il nostro calcio, per il ranking, sicuramente per la storia dell'Atalanta, no? Io dico che a volte si parla di coppe, di trofei e di cose, però quando ognuno di noi riesce a fare qualcosa che non ha mai fatto nella sua storia, magari non è una coppa, magari non è un trofeo, però è un qualcosa di straordinario, perché è qualcosa che non si era mai riusciti a raggiungere, e questo penso che vale per tutti nella vita. Perciò quando si parla solamente di coppe o di trofei come se fosse l'unica cosa, no, ognuno ha i suoi traguardi e può giustamente, quando li supera, essere molto felice, e noi questa sera lo siamo. Almeno per quanto mi riguarda, io sono felicissimo, soprattutto per gli altri. Per gli altri intendo per la società, intendo tutti i giocatori, e intendo tutti i tifosi, quelli che ci hanno seguito, che per loro sarà una trasferta storica, e anche per voi che siete e anche per voi chiaramente, quelli che sono a Bergamo che mi dicono stanno festeggiando. Io sono, in questi casi ti senti molto felice per la felicità e la soddisfazione che abbiamo portato agli altri.